Tanta guagna per tutti, ragazzi. Siete sintonizzati con Mr. Rock e benvenuti in queste nuove sfide che io chiamerò tipo gare di Dio, ragazzi. Sono sfide ultra impossibili e voi non avete idea di cosa vedrete in questa puntata, ragazzi. E siamo partiti. Oh mio Dio, cazzo è, raga? Fuoco a non finire. Fuoco, dove cacchio dobbiamo andare? Di qua? Di qua? Ma quello è volato? Anch'io sono volato, bene. Ok, allora, cerchiamo di passare. Non ce la faremo mai a passare, ragazzi. Non ce la faremo mai. Ok, ce l'abbiamo fatta invece. Allora, qua cosa abbiamo? Una ruota che gira. Perfetto, fantastico, bellissimo, grandissimo. Comunque, ragazzi, volevo fare questo tipo di gare. Vi dico già perché. In questo tipo di gare volevo rispondere ad alcune domande vostre, quindi tipo fact time o qualcosa del genere, a cui volete risposta, che io nella prossima puntata di questo tipo di gare, che sono ultra hard, ve la porterò. Dobbiamo andare qua. Bene. Fantastico, sono caduto. Ok, cerchiamo di saltare bene. Perfetto. Sto coso qua che gira è fantastico, ma allo stesso tempo rompiballe. Quindi, ecco, bene. Allora, vediamo di impennare. Allora, per chi mi chiedesse dove ho trovato questa gara, ragazzi, l'ho trovata in un canale francese dove c'è questo tizio qua che fa praticamente ste gare super impossibili ed è bravissimo. Penso sia, se riesco a finirla, penso che possa essere il primo in Italia a fare questa gara qui. Ma se ho sbagliato, ditemelo. Ha tipo una roba come quando l'ho presa il 20% di valutazione. Bene. Ok, siamo di nuovo qui perché sono un babbo e non ho saltato. Questo va fatto immediatamente. Quindi giriamoci. Come stavo dicendo, questa gara l'ho vista da un canale francese di questo tizio che è veramente bravo in BMX. In Italia penso che ancora nessuno l'ha fatta questa gara, anche perché, cioè, è quasi impossibile da trovare. Io vi metterò il link, quindi, in descrizione. Comunque ce l'abbiamo fatta e vai! Vi metterò il link in descrizione, quindi se volete provarla potete trovarla in descrizione. Perché vi ridico che è veramente impossibile da trovare. Quindi qua saliamo. Non si sale di qua. Ok, ci riproviamo. Qua forse bisogna impennare alla grande. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il checkpoint è qua a sinistra. Perfetto. Ok, allora, qua dove bisogna andare? Sopra. Facciamo wall ride. No, niente. Ci riproviamo, vediamo se siamo più fortunati. Saltiamo. Pedala, pedala, pedala. Ok, bene. Ce l'abbiamo fatta. Cosa c'è qua? No, raga, cioè, voi non vi rendete conto. Io come faccio ad andare a saltare dentro quella wall ride così? Vediamo. Bene. Ok. Allora, come vedete, salti così e pedali subito, così sei già pronto anche al salto. Quasi, quasi. Va bene, ok. Riproviamoci. Chi la duro la vince. Ok. Bella. Ok, perfetto. Pedala, 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 pedala. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Vai su. Vai su, prendiamo il checkpoint. Perfetto. E mo qua? No, raga, questo non lo so fare. Mi sa che citto, eh. Sì, mi sa che citto, raga. Si può cittare, vediamo di farcela. Siamo a 28 minuti. Bella! Bella! Mr. Rock, Master of Cheat. Vai di qua. Ok. Ragazzi, mettete subito like per questa impresa. Quindi fatemi sapere se voi l'avevate già fatta o no. Però dubito, perché è veramente difficile da trovare questa gara qui, ragazzi. Qua dove andiamo? Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, e qua dobbiamo girare di là. Quindi mi sa che bisogna fare il wall ride di prima, o sbaglio? Proviamoci. Andiamo indietro, prendiamo la rincorsa. Dai, vai! Ragazzi, queste gare... Ecco, perfetto. 360, perfetto, ragazzi. Bella, bella. Ultra difficile, ma bella, ragazzi. Allora, vi volevo dire, ragazzi, queste gare, se riesco ad andare...
Se riesco a dirvelo, ragazzi, vi volevo dire che ogni volta sbaglio. Queste gare sono veramente difficili. Cioè, vi esorto a provarle. Cioè, magari... E quindi parlerò, cioè magari sarò un po' meno comico nel parlare, un po' meno simpatico, scusatemi, ma veramente ti prendono tantissimo. Tutto di una volta, tutto in una volta, vai, vai, e vai! No, però il checkpoint l'abbiamo preso, perfetto. Raga, allora, qua c'è lo stesso problema di prima, io non so fare le slide col manubrio. Salta, salta ancora, vai, 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 vai! Madonna che numero che stavo facendo, ragazzi. Madonna che numero. Se riesco a saltarci sopra. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ma allora, se io tipo impenno. No, muoio. Allora, raddrizziamoci un attimo. Allora, se io impenno. Andiamo. Ok. Bene. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Si può, si può. Ci siamo, ci siamo. Ok, qua cosa bisogna fare? Allora, impegniamo. No. Quindi scusatemi se magari, ragazzi, farò un po' meno lo scemo, ma vi assicuro che è molto difficile. Poi sono gare veramente, veramente tecniche. Porca puttana. Porca adesso impegniamo, vediamo di farcela. Quanto cazzo è lungo. Oh mio Dio, raga, oh mio Dio. No, fino a là dobbiamo arrivare. Perfetto. No, 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 non fare scherzi. Raga, guarda, siamo sotto sopra. A testa in giù, raga, ce la facciamo. Non ci posso credere. Che roba figa. Raga, mettete subito like per questa super gara. Vi giuro che se riesco a farla, cioè, mi spoglio. Mi spoglio qua. Ok, io direi che mi sa che possiamo andare qua giù. Se riusciamo... Ok, perfetto. Allora, dobbiamo prendere la rincorsa. Praticamente facciamo, raga, questa rampa al contrario. Non so se ci porta ancora là. Ci proviamo. Però sono tipo migliaia di volte che provo a saltare di là, ma non ci riesco. Quindi andiamo di qua, in piena così. Vai, 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 vai. Dovremmo esserci. E vai, e vai. E vai, ok. Niente, bisognava prenderla in corsa. Che cazzo è quella roba? No, raga, ma guardate che cazzo di figata. Bisogna fare il wall ride sopra. Con i cartelli che passano. Allora, andiamo piano. Ma che gara della Madonna. Ragazzi, allora, mega like, perché siamo a 51 minuti. Io giustamente farò i tagli, se riesco, i giusti tagli, però, allora, andiamo piano, vi assicuro, raga, 51 minuti di gara, porca puttana, vi assicuro che sto sudando veramente freddo, porca. Dai, no, no, no. No. Vai, faccio così, basta. Mi sono rotto le balle. Ok, tutto di next. Ragazzi, cioè di next lo dice qualcun altro. Di velocità. C'è Beastar che mi influenza, perché è lui che dice di next. Porca No. Allora, ragazzi, abbiamo beccato la tecnica. Praticamente si può fare anche veloce, viene anche meglio. Ma vaffanculo. Dai, dai, che questa è la volta buona. Questa è la volta buona. Ma vaffanculo. Ok. Allora. No. No, no, no. Dai, dai, dai. Vai dritto. Porca troia. Ragazzi, non so da quanto tempo ci sono qua. Siamo a 65 minuti di gara. Vai, vai così. No. Ok. Porca troia. Voi non avete idea di quanto sia complicato qua, raga. Perché poi ci sono sti cartelli di merda. Di merda. Oh, basta. Basta. Vai. Vai. Vai così. Bene. Frena. Ok, un po' indietro. Un po' indietro. Vai così. Va bene, va benissimo.
Adesso cerchiamo di andare avanti. Piano, piano, piano. Così, così, così. Vai così, con calma. Gesù. Però faccio più 80 minuti, 80 minuti. Ho scoperto che saltando e premendo X, raga, mi prende ancora slancio senza andare troppo veloce. E tra l'altro la BMX si raddrizza anche, vedete? Quindi riusciamo a farlo abbastanza velocemente. Cerchiamo di non sbagliare, perché vi giuro che se sbaglio, ragazzi... Vai, allora, aspettiamo che... Perfetto. Vai di X. Ok, siamo arrivati qua alla fine. Adesso andiamo piano, cerchiamo di non sbagliare. Vai così. Ok, ci siamo, raga. Raga, vi giuro che mi fa male il culo. Voi non avete idea. Voi non avete idea di quanto mi fa male il culo. Cioè, almeno quando guardi una partita di calcio ti muovi, fai qualcosa. Guarda, 90 minuti che sono appresso sta cosa. Che tra l'altro la parte peggiore è questa qui. Non riesco proprio a farla, perché quel cazzo di coso là alla fine... Con queste sbarre. No, no, raga! Vai, 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 vai! No! E andiamo così, raga. Andiamo così. Vedo il traguardo. Non ci posso credere. Non ci posso credere, ragazzi. Vedo il traguardo. Ragazzi, vedo il traguardo. Tra l'altro, penso che siamo rimasti in due in questa gara. Non mi ricordo in quanti siamo partiti, ragazzi. Gli altri hanno abbandonato. Per farvi capire la difficoltà di questa cosa, provatela. Vedo il traguardo, dovrebbero mancare tipo due checkpoint. Vai, vai. Vai di qua. Traguardo, raga, traguardo, traguardo. Non ci posso credere, non ci posso credere. E andiamo così, e andiamo così. Ma porca... Non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Allora, ragazzi, mettete subito like, proponetemi altre gare così. C'è sempre il modulo sotto, però in descrizione, dove vi chiedono le note, scrivete, tipo, non so, per gare di Dio o gare ultra hard o non lo so. Specificatemelo nella descrizione, perché farò una puntata apposta, come avete visto questa volta. Questa volta non ho potuto rispondere ai commenti perché ancora i commenti non ci sono. Però lasciatemi dei commenti, le domande che volete risposta, sia su Wagna, su qualsiasi cosa. Cercherò comunque di rispondermi il più possibile. Magari me le scrivo subito al di sotto di questa cosa qua. O comunque parleremo di un argomento specifico che magari vi può interessare su YouTube o su qualcosa. Quindi mettete subito like per questa super gara, ragazzi. Penso di essere per adesso l'unico in Italia ad averla finita. E provatela anche voi, fatemi sapere in quanto tempo la finite. Volete sapere qualche tecnica per portarla avanti, perché vi assicuro che è veramente ardua. E ci sono delle tecniche specifiche in BMX da dover fare per portare a termine questa gara. Quindi fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo di seguirmi su Instagram sotto nome Wagna Rock, ragazzi. Iscrivetevi al nostro canale, visitate il nostro sito www.wagna.it. E porca puttana, ce l'ho fatta. Ciao!